Vediamo invece ora cosa succede quando unisco due telefoni tra loro, che era il discorso più interessante. Quindi voglio provare a mettere in collegamento Bluetooth due telefoni Android tra di loro. Allora, la nostra funzione Bluetooth è accesa su entrambi. Ti faccio notare intanto da questo telefono dal Samsung che non è più accoppiato con questo dispositivo, perché io durante una pausa nella registrazione ho spento l'auricolare e quindi fin tanto che questo resta spento il telefono non lo riconosce, non lo può utilizzare, quindi Bluetooth acceso ma non accoppiato con nessun dispositivo. E anche l'altro telefono, l'Asus, Bluetooth acceso ma non accoppiato su nessun dispositivo. Ho bisogno di fare in modo che i due si vedano. Allora, per verificare questo e per cercare di fare questa, diciamo, visione, condivisione di dati tra i due telefoni, devo andare in impostazioni. Quindi vado nella mia schermata applicazioni, per adesso lavoro sul Samsung, vado in impostazioni, allora in impostazioni, vediamo se ci arrivo. Benissimo, e dove c'è la voce Bluetooth mi dice che è acceso. Io da qui potrei spegnerla o riaccenderlo, ma non è questo che mi interessa vederne le impostazioni. Premo direttamente sulla scritta Bluetooth per entrare nella scheda delle impostazioni del Bluetooth e qui vedo la situazione del mio telefono, che si chiama Corso Tablet, che è visibile solo ai dispositivi associati e che tra i dispositivi associati c'è il mio auricolare. Se ho cambiato l'auricolare, se non lo voglio più utilizzare, quindi se voglio eliminare questo dispositivo associato dal mio telefono, qui ho l'ingranaggio, lo premo e dovrei dissocia, ecco qua, ho il comando dissocia e quindi il mio telefono torna libero. Allora vado a premerlo, vediamo se, perfetto, torna libero e quindi non c'è più nessun dispositivo associato. Qui non c'è più l'ingranaggio, non c'è più nulla. Si può spegnere il Bluetooth e provo ora a riaccenderlo per vedere se si è azzerato. Ok, adesso si è azzerato, quindi nella schermata delle impostazioni del Bluetooth io vedo che il mio telefono si chiama Corso Tablet 4, non è visibile agli altri dispositivi Bluetooth perché la visibilità è spenta, nessun dispositivo vicino trovato. Ora passiamo all'Asus per fare lo stesso lavoro, un telefono un po' diverso, andiamo a vedere come lavora questo. Devo allora intanto risvegliarlo perché nel frattempo si era addormentato. Vado sulle applicazioni, che in questo telefono è qua centrale, vado a cercare le impostazioni, quindi devo far scorrere le varie schermate per trovare la icona di impostazioni, eccola qui, impostazioni, e vado a identificare la voce Bluetooth. Anche qui ho la voce Bluetooth, ho la possibilità di accenderlo, è già acceso, o di spegnerlo, mi interessa che sia acceso visto che lo devo utilizzare, e vado quindi a cliccare sulla parola Bluetooth come dall'altra parte per entrare nella schermata delle impostazioni. In questo caso mi viene detto: il tuo telefono si chiama T001, che è il modello dell'Asus che sto utilizzando, è visibile solo ai dispositivi accoppiati, quindi i due telefoni che non sono accoppiati tra loro non si possono vedere al momento, e i dispositivi accoppiati a questo, all'Asus qui a sinistra, sono l'orologio e sono l'automobile, e quindi non c'è il computer. E anche di qua non c'è il computer. Se io ho bisogno di collegare tra loro i dispositivi, ho bisogno intanto di renderli visibili. Quindi se io accedo qui sul Samsung e accendo la casellina della visibilità,
da questa parte lo premere bene, ho dovuto premere con le dita qui su T001 per renderlo visibile. Quindi adesso è visibile per 1 minuto 52, questo intanto sono rimasti 43 secondi. Se io dico cerca dispositivi da questa parte, glielo dico benissimo, e di qua dico ricerca dispositivi, ed ecco che il mio Asus riconosce il corso Tablet 4 e che il mio Samsung riconosce il T001. Quindi entrambi i dispositivi sono stati messi in visibilità e quindi a vicenda si vedono e sono, quindi sarebbero in grado ormai di interagire tra loro. E tra poco lo faremo. La prima cosa che mi interessa fare in questo momento è poter rinominare i miei telefoni, il mio apparecchio, vedere se lo possono fare. Allora, in Asus, quindi questo qua sulla sinistra, avevamo visto quando siamo andati a cercare dentro a questi pallini che c'è, quadratini, insomma le opzioni, che c'è la voce rinomina telefono. Quindi io posso premere lì, mi appare la schermata e posso scriverci quello che voglio. Potrei scriverci Daniele, anzi facciamo così, metto Asus, ah, devo scrivere sul telefono, Asus T001 Daniele. Benissimo, e premo su rinomina. Quindi da adesso in poi il mio telefono si chiama Asus T001 Daniele. Potevo anche chiamarlo Daniele e basta, se avessi voluto. È visibile ancora per 10 secondi. Se io faccio la ricerca qua a sinistra sul Samsung, ecco che apparirà il nome nuovo, Asus T001 Daniele. Il Samsung invece, questo modello qui che sto utilizzando, non ha questi tre pallini, quadratini, che sono le opzioni. Di solito le opzioni questo telefono ce l'ha su un tasto che premo qua col dito, che sono delle righine, ma nelle opzioni non ho la voce rinomina. Vedi, time out, visibilità, file ricevuti, apro qua l'Asus che mi dice ho premuto male, allora rischiacciamo. Apro qui l'Asus che mi dice mostra file ricevuti, time out, visibilità e la voce rinomina telefono. Da questa parte la voce rinomina telefono non c'è, perché è posizionata da un'altra località che ti faccio vedere. Quindi esco da Bluetooth premendo la freccia là in alto, quindi stiamo lavorando sul Samsung. Allora, esco dal Bluetooth, sono quindi nel mio pannello di controllo. Ho bisogno di andare su altro, di fare scorrere tutta la schermata fino in fondo dove c'è scritto la voce info sul dispositivo, premere quella dove mi viene mostrato il nome del mio telefono, insomma tutte le varie informazioni relative al dispositivo, dove c'è anche nome dispositivo. Premendo su nome dispositivo io ho la possibilità di cambiare questo nome e metterci qualcosa d'altro. Mi si è girata la schermata, ecco qua, e ci metto YouTube questa volta, corso YouTube lo chiamo. Devo fare sempre dalla tastiera del telefono. Allora, corso YouTube. Bene. E quindi adesso questo dispositivo ha un nome diverso sulle frequenze. Ho anche sbagliato a scrivere, pazienza, è lo stesso. No, correggiamo. YouTube. Ok, e questo è il nome nuovo del mio telefono. E fino qua ci siamo. Diciamo che queste funzioni qua del nominare il dispositivo più di tanto non mi interessava, mi interessa molto invece riuscire a scambiare informazioni tra uno e l'altro. Quindi adesso vediamo come si fa a mandare qualcosa da un telefono, dal Samsung,
ad un altro, che è quella cosa che ci interessa particolarmente, quella cosa importante. Perché se è vero che io posso scambiare informazioni tra un telefono e l'altro, ad esempio tramite WhatsApp, devo mandarmi una foto, me la mando con WhatsApp, non sto tanto a lavorare col Bluetooth. Ma ci sono informazioni, ci sono cose che invece con WhatsApp non si possono mandare, con le email non si possono mandare, a parte il fatto che c'è bisogno di una rete Wi-Fi, quindi di una connessione dati, che se magari io non ce l'ho in quel momento non potrei fare lo scambio. Il Bluetooth, sapendolo usare, diventa una cosa più pratica nell'immediato. Allora, cominciamo. Col Samsung premo il tasto centrale perché voglio uscire dalla funzione Bluetooth. Se io devo mandare una foto dal mio Samsung al Asus, ho bisogno di fare questo. Ho bisogno di andare a vedere le foto, quindi vado in galleria sul Samsung. Scelgo l'immagine che mi interessa. Eccola qua, prendiamo Silvestro. E devo andare qui sulla voce condividi e tra un attimo ci andiamo. Nel frattempo, la persona proprietaria dell'altro telefono, quella che deve ricevere il file, in questo caso insomma la fotografia che gli mando, deve essersi resa visibile. Quindi intanto dall'Asus sono andato in impostazioni Bluetooth, anzi lo rifacciamo così vediamo tutto quanto per intero. Allora torno fuori dalla schermata anche con l'Asus, sono tornato sulla schermata principale. Se devo ricevere una fotografia che mi viene inviata via Bluetooth, devo andare ad attivarmi il Bluetooth. Vado sulle applicazioni, vado a cercare la voce impostazioni, eccola qua, entro in impostazioni, Bluetooth è acceso, è importante che sia acceso, ma mi importa anche che sia visibile, quindi clicco sulla scheda, sul nome Bluetooth e accendo la visibilità. Ed ora è visibile per 2 minuti. La persona che mi manda la foto invece clicca sulla foto, clicca su condividi, questa funzione lì, e che scompare velocemente, quindi devo essere svelto a cliccare, e poi sceglie la condivisione tramite, allora qui ci sarebbe tramite WhatsApp, no, in questo telefono WhatsApp non c'è più, e quindi la funzione di condivisione via WhatsApp non c'è, posso condividere allora via Bluetooth. Premo Bluetooth, si aprirà la funzione Bluetooth nella quale viene trovato il telefono Asus T001 Daniele, perché è qui vicino ed è in modalità Bluetooth visibilità accesa. Ci premo sopra e quindi il telefono Samsung che ho in mano in questo momento cerca di mandare una foto all'altro telefono, che riceverà un avviso di invio file. Allora, l'avviso di solito appare a pieno schermo, in questo caso è nascosto sotto la barra perché io ho il telefono collegato al computer e quindi non riesce a mostrarmi l'avviso a piena schermata, e c'è qui condivisione Bluetooth, vuoi ricevere questo file? Allora io lo premo. Ecco, questo è quello che ti dovrebbe apparire quando qualcuno ti manda un file. Sì, gli dico accetta. In questo caso, adesso i due telefoni si scambiano i file. Questo telefono mostra un file in ricezione e questo telefono mostra un file in uscita. È stata talmente veloce la cosa che non si è fatto in tempo a vedere. Allora, esco col tasto centrale dalla foto. Bene, quindi in alto nella barra delle notifiche ho una freccia che dice che il file è uscito dal mio telefono, è stato mandato altrove,
e sull'altro telefono invece ho un'altra freccia che dice che un file, una foto in questo caso, è arrivata all'interno del mio telefono. Sono fisse queste due immagini, sono fisse queste due frecce qui, sono ferme perché la condivisione è già avvenuta, è già finito tutto. Se stava facendo l'invio dei file, questa freccia sarebbe stata lampeggiante per dirmi sto mandando, e se stava ricevendo l'immagine, questa freccia sarebbe stata lampeggiante per dirmi che stava ricevendo. Ora sono fisse e quindi è già tutto finito, è solo una notifica, è solo un avviso che la cosa è avvenuta. Se io faccio scorrere la notifica qui del Samsung, vedo che mi dice condivisione Bluetooth 1 riusciti, eccolo qua, condivisione Bluetooth 1 riusciti. Se scorro via questa informazione e poi riporto la mia barra là sopra, la freccia non c'è più perché è un'informazione che già ho avuto e siamo a posto. Se invece prendo l'Asus, faccio scorrere la barra delle notifiche e vedo che anche qui la condivisione Bluetooth è una riuscita, potrei anche a questo punto premerci sopra per accorgermi che è arrivato qualcosa da Corso Tablet, un'immagine che si chiama così, e se ci premo sopra posso anche vedere l'immagine. Mi dice con cosa vuoi che te la mostri e io posso scegliere le varie funzioni del mio telefono, gli dico galleria in questo caso, e ora ho una password su questo telefono per sbloccare la galleria. Ecco, ho sbloccato la password della galleria del telefono Asus in pausa per ragioni di privacy, e ti posso mostrare la foto ricevuta dal telefono Asus via Bluetooth. Bene, ora utilizziamo il Bluetooth ad uno scopo veramente utile. Cerchiamo di trasferire i contatti, quindi i numeri di telefono memorizzati dentro al Samsung, in Asus, perché abbiamo deciso di sostituire il telefono. Quindi facciamo l'esempio di aver acquistato un secondo telefono e di voler passare i numeri di telefono del vecchio telefono al nuovo. Per questa funzione faremo un video apposta, perché ci sono varie sfumature, varie cose che ora oggi non dirò. Ora ci concentriamo sul trasferimento via Bluetooth, quindi semplifichiamo un po' tutto il discorso che c'è da fare per fare una prima prova di passaggio dei dati da un telefono all'altro utilizzando il Bluetooth. Allora, lo mio scopo è trasferire la rubrica i nominativi presenti nel Samsung, trasferirli in Asus. Vado su rubrica e la apro per vedere i miei nominativi. Ora qui ci sono un sacco di AAA perché per questioni di privacy ho inserito dei nominativi così fasulli. Vado sul mio telefono in basso, nel tasto delle righine che ha il telefono Samsung, questo modello qui perlomeno, perché mi apre il menu. Su molti telefoni ci sono i quadratini impilati, i tre quadratini uno sopra l'altro. Ecco, e dal menu che mi appare mi interessa la voce importa esporta, che significa acquisisci contatti o prepara per l'esterno i contatti. In questo caso a noi interessa esporta, ma la voce è una unica, quindi premo su questo comando. Si apre una schermata dove mi dice vuoi importare, esportare contatti, importa da memoria interna, esporta nella memoria interna. Siccome io sono interessato ad esportarli, cioè passarli ad un altro telefono, li esporto, li preparo per essere mandati altrove, verranno messi nella memoria interna del telefono, anche perché in questo momento non c'è nessuna memoria aggiuntiva esterna, quindi non c'è una scheda SD e quindi non li può mettere lì e quindi non mi viene data neanche l'opzione. Premo comunque esporta nella memoria interna. Mi viene detto guarda che questo file, quindi questi contatti, verranno raggruppati in un unico file che si chiamerà rubrica.vcf e vanno a finire in storage emulated 0. Va bene, l'importante è che mi interessa che recepire il nome rubrica.vcf.
ok, fai pure telefono. Qui c'è la procedura di esportazione, può durare tanto o può durare poco a seconda di quanti contatti hai all'interno del telefono, e quando finisce di lampeggiare la freccina siamo a posto, i contatti sono stati esportati. Premo il tasto centrale per ritornare all'inizio del mio telefono, nella home page, nello schermo principale, l'ho premuto, proviamo di nuovo, eccolo qua, ora l'ho premuto e sono tornato fuori, quindi l'esportazione è stata fatta. Dove sono andati a finire questi contatti? Sono andati in applicazioni, sono stati duplicati e attenzione, nella mia rubrica ancora ci sono i contatti, solo che adesso sono anche pronti per l'esportazione, cioè ce n'è una copia pronta per l'esportazione. Vado in archivio, che su molti telefoni c'è, archivio o gestione file, e anche qui quando parleremo dei contatti o delle foto, che tra poco faremo un nuovo video sulle foto, utilizzeremo l'archivio e quindi ci lavoreremo. Per adesso diamo per scontato che ci sia, c'è sulla maggior parte dei telefoni. Vado in archivio, archivio o gestione file di solito si chiama. Vado in tutti i file, questa è la versione della Samsung, e trovo rubrica.wcf, quindi tutti i miei contatti sono raggruppati all'interno di questo file in un formato adatto all'esportazione, cioè in modo che un altro telefono li possa utilizzare, archiviare e importare automaticamente nella sua rubrica e quindi in una operazione sola avere i numeri di telefono nell'altro apparecchio. Solo che ce li devo mandare, quindi questo file deve andare a finire all'interno dell'altro telefono. Con WhatsApp, che è il mezzo più semplice, in questo caso non si può fare. Potrei mandarlo via email, ma deciderò di utilizzare il Bluetooth, perché i due telefoni ce li ho qui, sono qui vicini, non ho bisogno di connessioni Wi-Fi, di connessioni di nessun genere, semplicemente devo attivare il Bluetooth. Quindi prendo il telefono nuovo, in questo caso l'Asus, lo attivo e devo mettere la funzione Bluetooth in visibilità. Tutto quello che devo fare è accendere il Bluetooth e metterlo in visibilità. Quindi vado in applicazioni, e quindi è un percorso che ormai abbiamo già fatto altre volte. Vado in impostazioni, quindi ho fatto scorrere la mia schermata per cercare le impostazioni, eccole qua, impostazioni. Premuto, controllo che il Bluetooth sia acceso ed è acceso, premo su Bluetooth perché ho bisogno di vedere le impostazioni del Bluetooth per accendere la visibilità dell'apparecchio. Io ho premuto, vediamo se arriva, benissimo, e dico qui è visibile solo i dispositivi accoppiati, premendo diventerà visibile a tutti quanti per 2 minuti, eccolo qua, visibile a tutti i dispositivi Bluetooth vicini per 1 minuto e 55 secondi. Ritorno sul mio Samsung, attivo il file che desidero condividere, che desidero mandare di là, che è quello della rubrica, ho premuto sul quadratino, il file è stato selezionato, è stato scelto, vado sulla voce di questi tre punti collegati che sta per condividi, quindi rendi disponibile ad altri, condivido, si è aperta la schermata di condivisione e qui ci sono tante funzioni perché potrei condividere questo file in tanti modi. In questo momento voglio utilizzare il Bluetooth, premo Bluetooth, si accorge che c'è l'Asus T001 Daniele perché è in visibilità, lo abbiamo appena messo e quindi lo voglio condividere con lui. Premo lì sopra e il file viene spedito. Da questa parte apparirà una scritta che dice guarda che ti stanno arrivando delle cose, devi confermare. Per confermare tiro giù la barra delle notifiche. Qui sopra mi viene detto condivisione Bluetooth, vuoi ricevere questo file? Premo. Ecco che mi viene chiesto proprio se desidero accettare, certo, accetto,
e i due si scambiano i dati. Quindi in questo momento la rubrica è uscita da un telefono per entrare nell'altro. Erano pochi e quindi è già tutto finito, per cui il Samsung è a posto, lui ha mandato, posso uscire col tasto centrale dal Samsung, non mi interessa più. Ora invece con l'Asus, il telefono nuovo, devo importare questa rubrica nei miei contatti. Faccio scorrere la barra delle notifiche, c'è, eccolo qua, la condivisione Bluetooth, un'operazione riuscita, quindi l'arrivo del file della rubrica, ci premo sopra. Ecco qui la rubrica che mi viene mandata dal telefonino Samsung, ci premo sopra nuovamente, mi dice con che cosa desideri utilizzare questo file. Io avrei trovato due applicazioni, una è l'applicazione contatti o rubrica, solo che nel Asus si chiama contatti, o ES Note Editor, che è un'altra applicazione che io ho sull'Asus per fare altre cose. Se io volessi che questi contatti entrassero nella rubrica, diciamo, del mio, nella disponibilità del mio Asus, dovrei dire contatti e tutto finisce. I dati vengono trasportati, quindi i numeri di telefono che erano nel Samsung ora saranno anche nel Asus. Io al momento non voglio, perché non voglio fare duplicati, fare un po' di confusione nei miei numeri di telefono, quindi lascio stare e premo il tasto centrale per uscire, però mi basterebbe premere contatti per rendere in funzione la cosa e quindi per avere completato l'operazione. Bene, mi auguro di essere stato abbastanza chiaro, che questa lezione ti sia piaciuta. Eventualmente metti un mi piace, condividila, commentala, iscriviti al canale, perché per me è molto importante, e ti do appuntamento ad un prossimo video dove invece parleremo di foto. Ciao e buona giornata.